costruiamo una collezione di orologi da Mario Mosta Gioiellieri. Andiamo. Buonasera. Oh, Ale. Nicola. Ciao. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Bentornato. Grazie, ben trovato a te, anche grazie. Se sono qui a Bari. E una nuova puntata di Build a Collection, come sempre ho un bel budget sostanzioso. Polposo. No, non come sempre però, no? L'ultima volta... Quindi non vedo l'ora di sentirlo stavolta. Quant'è? Polposo. Allora, collezione di diver. Ah, benissimo, bel argomento. E di sicuro hai vastissima scelta. Sì, qualche orologio c'è da farti vedere. C'è qualcosa? 80.000 euro. Wow, ok. Un'unica collezione. Perfetto. Così vado via... tranquillo e felice. Che puoi fare immersioni fino, a, fino alla fine per 15 anni. Ok, dai, buttiamoci. Perfetto. Breitling? Sì, io inizierei di qua e inizierei dalla storia di Breitling con un bellissimo Super Ocean Heritage. E visto il tuo budget così polposo, sostanzioso, direi di andare su una versione un po' sciccosa, che è quel... questo qui, acciaio oro. Acciaio oro con caucciù blu. Sì. Blu anche ghiera e quadrante, bellissimo. Io del Super Ocean ho sempre visto e valutato le versioni nere, no? Le più classiche. Sì, il blu è altrettanto popolare, ti dirò. È un orologio che piace particolarmente e viene spesso scelto a discapito del nero, che si sa, un po' più rassicurante. Sì, il solito diver nero, sì, che non stanca mai, anche se il blu in realtà poi è un colore molto amato negli orologi. Proprio marino, poi... E poi sì, infatti, richiama il mare. Questo qui è bellissimo. Avevamo già visto in una precedente puntata un nero, un sì, quadrante nero, vero? Esatto. In acciaio oro. Corretto, sì sì. Questo blu anche, credo mi piace di più, questo qui, del nero. Poi alla fine si tratta di gusti, anche se il nero con l'oro, il contrasto, è molto... più prezioso anche. Più appariscente, sì, forse, però... sono onesto, ogni tanto mi piace quel contrasto forte, sì, sì, un po' eccessivo dell'oro. Assolutamente. Con il blu è molto più elegante. Più prezzo discreto di questo Super Ocean? Qui siamo a 6.450 euro. Prezzo di listino, 200 metri di profondità. Ok. Ghiera girevole, naturalmente. Ghiera girevole. Unidirezionale. Senso, chiaramente. E poi tutti i dettagli in oro rosa, mi pare? Assolutamente sì. Sì, sì, questo è tutto oro rosa. Anche gli indici sul quadrante, effetto di lavorazione Soleil sul quadrante, datario alle ore 6. E questo abbiamo detto che è un 42 mm. 42, sì. Che però, così come per altri Breitling, veste sempre bene, no? Sì, è sì, una misura... è abbondante. Il mio polso è da 16,5, lo dico per chi ci ascolta. È un polso esile, però nonostante questo... Senti, questo cinturino in caucciù si taglia? Cinturino in caucciù si taglia, sì, come tutti i cinturini per questo stile di orologi, sì. Si taglia sui finali in prossimità della boucle. Ok. Infatti se guardiamo... ah, la sì, parte sì, ecco interna, qui. Sì, esatto. Diciamo che tutte queste fettine possono essere rimosse, sì. Ok. Quindi da metterlo a misura. Certo. Ah, ma c'è anche la microregolazione sì, interna. Utilissima, sappiamo bene un po' tutti che questa serve per mettere l'orologio sulla muta. Sulla muta. E poi, secondo te, quanti usano davvero questi orologi sulla muta? Non ho idea. Mi auguro qualcuno sì, però... qualcuno sì, secondo me sì. Sì. Perché, ma non tanto perché serva, secondo me perché molti lo acquistano per goderselo sì, anche in questo modo, no? Certo. Bello, molto bello. Ok. E questo è il primo e sul primo orologio da valutare. Io non ho considerato altre alternative perché che abbiamo già visto altre volte. Esatto. Ne abbiamo già visti in altre situazioni, quindi ho pensato che già questo potesse andare bene. Ok. Cambierei adesso come marca, mi sposterei su Bellerose. Bellerose. Sì. Ok. A te piace molto Bellerose? A me piace molto Bellerose, è una marca e ne che... hai anche uno in collezione, l'abbiamo sì, già detto. Che apprezzo particolarmente e devo dire che da quando hanno introdotto i diver hanno fatto delle belle realizzazioni. Adesso ma quello... si può dire che proprio qui da te io stesso ho comprato tanti anni fa, tra l'altro, un BR92, se non ricordo male. BR392. A me piacque tantissimo. Sì.
quando me lo fece vedere Maurizio, ero convinto fosse un orologio da 7-8 mila euro, sì. Perché la qualità è, la qualità è, sì, è altissima. Però riescono ancora a conservare i prezzi veramente concorrenziali, nonostante poi tu lo prendesti in ceramica? No, io presi l'acciaio, quadrante nero, ghiera girevole, il primo, era appena uscito, credo che non fosse ancora stato presentato ufficialmente sui social, insomma, lo presentavano in quel momento lì. Ok. E diciamo che su ispirazione della classica cassa quadrata, loro hanno realizzato una collezione di diver, di cui ti faccio vedere due esemplari. Poi due. Tu sceglierai dopo quello che più ti piace. Vediamo. Vetrina Bell & Ross. Questo è bronzo? Esatto. Faccio vedere il diver white e il bronzo. E il bianco molto bello. Io ho acquistato proprio quella versione, però quadrante nero, praticamente la prima con la sfera arancione, la sfera delle ore. Però non diver. Diver, ah, con lunetta girevole. Ah, ma certo, me lo ricordo. Sì, proprio il diver. Sì, tu. Sì, certo. Ad un prezzo rapina, si può dire. Sì, all'epoca sì, dai. All'epoca sì. Sì, era il primo uscito e fu davvero... Molto, sì, era il molto, primo molto uscito, apprezzato sì. dal pubblico. Iniziamo da questo perché diciamo è un po' più tecnico, siamo qui per i diver, quindi guardiamo un attimino anche l'apprezzabilità del quadrante bianco, che diventa pure più leggibile, più facile da vedere. A me sì, piace tanto il quadrante bianco nei diver. Super luminosa, un po' verdina, datario tra le ore 4 e le ore 5, la ghiera girevole, sempre unidirezionale in ceramica. Caucciù tipico, cinturino in caucciù di Bell & Ross, molto confortevole, largo, quindi sì, che ha un bel grip veramente sul polso. Iconico. La corona è rivestita in gomma per avere anche lì un grip, quindi una manovrabilità più sicura. Veniamo a questa versione un po' più preziosa, che ha una chicca, e cioè è completamente in bronzo. Ok, anche sul retro? No. Questo tu lo sai, quindi hai fatto una domanda tecnica e io ti rispondo con un fondello, bello questo fondello in acciaio, bellissimo. Ma è troppo bello, completamente lavorato. E il fondello, ah ecco, sì, ricordavo bene, questo qui è il classico fondello anche della versione nera che ho io, Diver Type, lo 0392. Che spiega un po' di caratteristiche, sì, no? Sì, sì, molto tecnico, molto, sì. Molto a me è piaciuto tanto anche questo, però questo qui è proprio... Questi sono chiaramente due professionali, quindi sono 300 metri di profondità, questo ha questa chicca di essere rivestito con questa lavorazione molto particolare, e con il classico elmo del palombaro. Ma è anche una limited. Bravissimo, però. Mi stavo tenendo quest'ultima caratteristica alla fine. Questa è una limited edition a 999 pezzi mondo. Ok. Bello, molto particolare. Bellissimo. Io non ho mai avuto un orologio in bronzo. E un giorno sicuramente ne avrò uno. E... questo qui è particolare, mi piace tantissimo il contrasto quasi assente della ghiera, sì. Con che è praticamente un color marrone. Bronzo anche lei, marrone. Sì. Giusto per richiamare questo cinturino in cuoio molto molto bello. Il quadrante in questo caso è un color champagne. Bello, bellissimo. A me di Bell & Ross una delle tante cose che mi è piaciuta innanzitutto è la qualità delle lavorazioni. E le transizioni tra satinatura, bisellature lucide, young glage, sì. Ma anche la qualità e la solidità di questa ghiera. Raramente, onestamente, ho trovato ghiere sì, così... Senti com'è... È precisa, sì. fa quello che deve fare. Efficace proprio, sì. Esatto, efficace. E, ma anche per esempio i particolari delle anse a vite, che sì. Non tutti hanno. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, e che pochi altri, per esempio il Royal Oak di Audemars Piguet non ce l'ha, al di sotto della cassa, cioè le viti esagonali, che seguono tutte lo stesso schema, ma perché hanno una sede esagonale nella quale finiscono, no? Sì. E poi sotto, avvitandosi, mantengono la testa in sede, però sotto la vite finisce come deve finire. Sì, sì. Nel caso invece di Bell & Ross, loro sono sempre in grado di mantenere le viti ai quattro angoli a 45 gradi. Sempre, sì. Cioè non è un caso. No, infatti, loro... è fatto intenzionalmente. La cassa è lavorata per accogliere le viti in quel modo lì. Esatto.
E ed questa cosa qui è un'attenzione al dettaglio che sì, tanti altri non hanno. Gli dà molto, molto ordine. Sì, assolutamente. Così come anche le spallette proteggi corona finiscono le viti con lo stesso taglio. Sì. Belli, bellissimi questi due orologi. Uno di questi due di sicuro lo porti a casa. Lo porti a... Sì, sì, sì. Anche se ce l'ho uguale. Un altro colore. Però hai detto un altro che non ce l'hai più. No, 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 non ce l'ho più. Che l'hai donato. Sì. Allora, 3.990 per la versione in acciaio, mentre la versione in bronzo, 4.800 euro. Limited edition. Limited edition. Una chicca. Sì. Credo si possa dire, se non si può, la tagliamo. Vediamo. E cioè che quando l'ho acquistato io, diversi anni fa, il listino era 3.007, se non ricordo male. Sì. E questo significa che sono aumentati di poco. Sono aumentati di poco, però mi sta venendo che forse costava anche qualcosa di meno. Io ricordo 3.007, poi grazie a te, a Maurizio, sì, anche con un po' di sconto. Un trattamento però, da amico e un cliente. Un trattamento da amico, come gli amici di TOC. Sì, però in ogni caso era un prezzo abbastanza vicino a questo qui. Quindi un incremento naturale, fisiologico, non hanno spinto troppo. Certo. Belli, bellissimi, sempre piaciuti. Ok, adesso passerei, Alessandro, su Longines con un paio di referenze di cui abbiamo anche parlato e che adesso possiamo vedere dal vivo, e cioè Legendaria 39. Non me l'avevi detto, questa posso scartare? Assolutamente. Legendiver 39, quel quadrante blu che ci piace tanto, di cui abbiamo parlato. Bello, bello. In tanti nella chat, talk, tra l'altro ricordo che chi vuole può iscriversi, trova il link nella descrizione del video, lo hanno già comprato, Ah, sì? Ce l'hanno già al polso diversi amici. Magari qua, che qualcuno è pure passato di qua, chissà. Bello, molto bello e... giusta dimensione. Mi piace tantissimo, guarda, questa lavorazione del bracciale, le maglie, le porzioni laterali satinate, l'interno lucido che è un po' chicchi di riso, no? Sì, sì, un bel chicchi di riso. Anche la lavorazione interna è particolare. È bellissimo questo orologio. Sì, sì, sì. Beh, Malugin sta tirando fuori una qualità percepita molto, molto alta. Lo dicevamo l'altra volta, esatto. No? Si avvicina ormai ad Omega, senza dubbio. Vetro glass box. Sì, bombato. Sì, bello doppio. E questo qui ha la particolarità di essere COSC, giusto? Sì, certificato COSC. Con calibro esclusivo ETA. Sì. Cambia anche il listino. Sì, certo, qui siamo a 3.700 euro. Ok. Però secondo me tutti più che meritati. Beh, bracciale dedicato, calibro esclusivo COSC, è nuovo tra l'altro anche il quadrante, è senza data. Un'altra delle nostre chicche, a differenza del primo Longines Legendiver senza data, ma che in tanti hanno sempre criticato il famoso scatto fantasma, sì, no? Cioè lo scatto da corona, questo qui gliel'hanno tolto lo scatto fantasma? Penso proprio di sì. Controlliamo? Possiamo? Prova. Allora, corona a vite naturalmente. Mi sa che una è per il carica interno. Questo. Quella per la data e quella per questo... è a vite ed è per il reo interno. Sì, devono essere a vite per forza, se no non sarebbe... Sì, anche perché è un diver con, diciamo, design super compressor, però il fondello, per esempio, è un fondello a vite, non è un fondello a baionetta. E meno male che sia a vite. Beh sì, nel 2024 direi di sì. Se no non raggiungerebbe i 300 metri. Non c'è scritto qui, ma ho studiato un pochettino prima della puntata. Sì. Scatto fantasma quindi eliminato per la felicità dei tanti puristi, sì, che controllano anche questo, come anche io ogni tanto ci faccio caso. Non onestamente sul Longines Legendiver, glielo perdono senza neanche pensarci allo scatto fantasma, però tanti lo fai su altre si impuntano, alcune volte sì. Però dipende, perché mi impunto su cose che hanno valori altissimi. Beh, certo, ci sta. Su un diver da 15.000. È una disattenzione che non perdoni. Sì, su diver invece che devono fare i diver lo trovo invece molto, molto più
perdonabile, assolutamente. 300 metri, 300 metri anche 300 metri. I precedenti, vero? È sempre stato 300 sì. metri il Legendario. Bello, molto bello. Ma hai detto che ne hai due? Sì. Di Longines? Uno lo nascondo qui dietro. Vado. Ah, ecco perché hai le braccia concerte. Qual è? Ah, eccolo qui. Allora, ero molto curioso di provare questo. Io questo orologio lo adoro. Mi piace tantissimo. Questo è l'Hydro Conquest GMT. Quindi questo è un diver con complicazione data e GMT. Esatto. Ghiera da diver, se dovessi fare le immersioni alle Bahamas, almeno puoi vedere l'ora di casa mentre sei in mezzo ai pesci sott'acqua, è importante. Sai che in tanti criticano i diver GMT, ma praticamente nessuno pensa che normalmente queste immersioni, questo snorkeling da divertimento si fa in vacanza, ma certo, in paesi esteri. Ma guarda che se fai davvero immersioni alle profondità per cui sono studiati questi orologi... Non credo. Stai via. No, dico, qualcuno le faccia. Chissà. Magari tra tutti i tuoi quasi 30.000 ormai iscritti c'è quasi 30.000. Diver professionista. E se tu sei lì sotto a certe profondità, non è che stai 10 minuti, eh? Stai un po'. Magari il pensiero di casa ti viene un attimo. Sì, e vuoi vedere l'orario di casa. Sì. Ma al di là di quello poi ti devi pur godere la vacanza. Non so, il GMT nel diver non è una eresia. No, infatti. E questo qui, allora, l'avevo visto in vetrina l'altra volta. Mi è piaciuto tantissimo perché è un Hydro Conquest, ma con caratteristiche nuove. Sì. E non è il solito. Bellissimo, tra l'altro, secondo me, che è un 39 mm. Sì. Lunetta opaca. Bellissimo blu, oggi ti sei dedicato sì. agli orologi blu. Ma non è finita, vedrai come ti no, sorprenderò. Lo so, anche perché devo andare via con quanti orologi? No, 15, secondo 20. Me almeno 7-8 oggi te li porti via con quel budget. Penso di sì. Questo mi è piaciuto molto, molto originale. E il bracciale che rastrema, come piace a me, come piace a tanti. Sì. E una bella accortezza, una clasp... dedicata. Tra l'altro è un'accortezza che, citando Omega, che hai menzionato prima, sta avendo su diversi orologi, tra il restyling dello Speedmaster, il restyling dei Seamaster. Sì, è vero. Lo sta usando. E poi l'altra caratteristica che mi piace moltissimo di questo orologio è questo utilizzo di questa lancetta GMT celeste, questo reo interno delle 24 Sì, che riprende lo stesso colore. In due toni, sai, giorno-notte, però sempre sulle varianti del blu. Sì, è un orologio bellissimo. No, è molto bello. Mentre qui siamo a 3.350 euro. Meno del Legendario. Sì. Questo Legendario così poggiato è bellissimo. Hai visto come com'è morbido il bracciale? Stupendo. Sì, sì, sì. In tanti hanno detto, l'ho visto, me lo sono portato a casa perché era troppo bello. Effettivamente è molto bello anche questo colore pastello, molto tecnico. Fantastico, a me piace molto. Ma questo GMT anche, Sì. È veramente un bel prodotto. Bella cassa. Cassa sportiva piena, lunetta ceramica immagino. Lunetta ceramica, sì, ormai l'alluminio non si usa quasi più. Belli, molto belli entrambi. Ma questi qua sono due orologi veramente molto diversi, eh. Potrebbero sì. coesistere, anche perché uno è un GMT. Infatti, uno è un GMT con data, l'altro no. Belli, veramente molto belli. Ok, pure sceglierli tutti e due, diciamo. Ma mi sa che andrà a finire così. Ok, dopo Longines pensavo di passare a Tag Heuer. Su Tag Heuer, Ale, ti propongo Aqua Racer, senz'altro, come dicevi giustamente prima, questa bellissima versione in titanio. E te ne di questo, subito dal anche dal colore, poi in particolare lavorazione sabbiata di sì. Tag Heuer. Molto, molto anni 90, sì, questo tipo di lavorazione. Questo tipo di lavorazione sabbiata. Bello il colore del titanio. Piace moltissimo questo orologio. Anche vedi la corona è stata fatta nella stessa maniera. Sì, sì, sì. La lunetta, la ghiera è tenuta opaca anche quella. E in più il quadrante è sempre quel effetto deck sì. con delle strisce orizzontali. Sembra quasi il ponte di un bello yacht questo sì. quadrante. Bello, molto bello, se ne è parlato tanto, colore bellissimo. Stupendo. Mm. Lente di ingrandimento sulla data, le ore 6. 300 metri. 300 metri. Quindi un vero diver. Anche questo ha la microregolazione. Con bracciale che rastrema. Ah, questo qui è un sistema nuovo di molto, microregolazione. Molto bello, molto efficace.
Bello, molto sì. bello. Molto bello e originale soprattutto. Ma infatti questo è un orologio completissimo, anche questo lemmo del Palombaro. Mm-hmm. Bello. Sai di che cosa ho paura? Di cosa? Del prezzo di questo orologio qui. Perché? Secondo te che prezzo ha? Devo tirare ad indovinare? Ma sì, divertiamoci. Ma guarda, ho paura che costi più di 4 questo qui. Bravo. È vero? Sì. Poco più. Siamo a 4.250 euro. Perché? Perché io ho avuto il vecchio modello da 43 mm blu, ghiera ceramica, sì, acciaio, sì. E ricordo che erano orologi che si compravano con prezzi veramente abbordabili, mi pare 1.500-1.700 euro, comprensivi di sconto. Un po' di tempo fa. Diversi anni fa, sì. 5-6 anni fa. E ho visto che sono cresciuti tanto i listini di Tag Heuer, forse sì, l'abbiamo già detto altre volte. Ne abbiamo volte. Parlato in un'altra occasione, sì, sono cresciuti tanto. E diciamo che oggi un Aquaracer acciaio lo compri sui 2.8-3.2 circa. Quindi okay. naturalmente una versione con titanio sì. così ben lavorata e rifinita a un prezzo costa maggiore. Un po' di più dell'acciaio indubbiamente. Ma anche perché costa tanto il titanio, questo lo sappiamo bene. Bello, molto bello. Mi piace molto il contrasto del materiale brunito con questo quadrante smeraldo sì. molto acceso. Bellissimo. Bello, sì, l'avevo già visto altre volte. Mi è piaciuto molto. Qui posso proporti, scusami, stavi dicendo? No, dicevo anche quadrante ben lavorato, indici applicati, sì, logo sì. applicato, insomma. No, vedi, c'è un po' sì, tutto. Sono cresciuti un po' come prezzi, però la qualità è indiscutibile. Sì, sì, indubbiamente. All'interno sellita, il sì. sellita 200 a cui siamo abituati con gli Aquaracer, immagino. Sì. Questa è una limited? No. No, ok. No, non è una limited, è una referenza ricorrente. Ok, anche se credo che sia abbastanza recente. Sì, no? Sì, abbastanza... questa avrà non più di 2 anni questa referenza, quindi per noi è una referenza corrente. Certo. E cos'altro? Ti volevo proporre uno step superiore. Adesso iniziamo... Tag Heuer? Sì, sempre Tag Heuer, okay. però un bel professionale. Un po' più sì, su. Vai, sono curioso. Che è una novità dell'anno scorso di Watches and Wonders ed è un vero bestione, però questo è un orologio, diciamo... Questo è un 1000 metri. Questo è un 1000 metri, sì, un orologio che è davvero per professionisti, non diventa più un vezzo anche estetico. Beh, è anche un po' forse difficile da indossare, valvola per l'espulsione dell'elio. Esatto. Clasp con microregolazione. Vedi come molto più spesso il fondello anche, cioè la casta tutta è più robusta, proprio per resistere a pressioni più elevate. Beh sì, 1000 metri, certo. 1000 metri for saturation diving. Ah ok, per immersione in saturazione. Sì. Ecco perché poi la valvola elio. Proteggi corona, sì. molto professionale. Questo qui, ah ecco. Sì. È lui che... La rilascio. Che rilascia la corona. Sì. Geniale, veramente un bel sistema. Beh, molto professionale. Mi piace molto il contrasto nero e arancione. Sì. Non è un orologio che normalmente valuterei. Cioè, in che senso? Il tipo di diver così tecnico, così professionale, normalmente faccio fatica a considerarli, ad indossarli. Però con un budget da 80.000 euro è un must, secondo me. Puoi metterlo. Beh, sì, molto volentieri. Bello, puoi bello. Metterlo nel carrello della spesa. Ma guarda, a me, me lo dicevi prima, no? Che mi avresti proposto qualcosa di particolare. Sì. E che avrei scelto quello più costoso. Faccio un po' fatica a decidere tra i due, poi la scelta la faremo dopo. Però questo tecnico qui, anche soltanto per curiosità, non mi dispiace affatto. Credo mi piaccia di più di questo verde. Guarda come la lancetta dei minuti e quella dei secondi, che sono i tempi fondamentali sott'acqua, sì. Si devono vedere arancioni. Sì, sì. Così come i primi 15 minuti esatto. della ghiera in ceramica. Belli, entrambi molto belli. Sono molto contento. Il listino di questo tecnico da 1000 metri invece? Un po' più alto, mi dice. Eh sì. Qui siamo a 6.500 euro. 6.500 euro, vabbè, non è tantissimo.
Per un gran professionale direi che va più che bene. Sì, per anche da mille metri, sì. Mille metri, insomma. Assolutamente sì. Ci vuole una certa efficienza tecnica. Bello, mi piace molto il contrasto dei colori e mi piace molto anche questo proteggi corona così originale. Originale, diverso, sì sì. Bene, bellissimi entrambi. Adesso vorrei fare un passaggio che naturalmente è obbligato su Panerai. Eh beh, aspettavo Panerai con trepidazione. Giustamente. Allora Ale, il passaggio successivo deve naturalmente essere Panerai. Essere Panerai. Tappa fissa. Rendere omaggio al Signore dei Mari. Ok. Sei sempre fornitissimo con Panerai. Sì, abbiamo questo stock. Questo blu mi fa impazzire. Esatto. Al pari del bianco. Io infatti ti ho portato su questa vetrina perché volevo farti vedere la novità Submersible 44, proprio questo che hai puntato tu con Cassa Carbotec. Stupendo. E il nuovissimo Goldtec, sempre in Cassa 44, lunetta in ceramica opaca. Che avevo già visto e provato, che è fenomenale. Nel Build the Collection 100.000. La tua prima, la nostra, la nostra prima puntata. Sì. Bello, andiamo. Bellissimo. Li prendo entrambi. Insomma, puntata a tema diver blu principalmente. Sì. Qui devi decidere tu quale scegliere. Questo è costoso. Con quello il budget lo fai facile. È Carbotec. Con questo il budget lo fai facile. Lo so, siamo sui 30, 34, sì. Una cosa del genere. 30, bravo. 34? Sì. Mi è rimasto... Sì, sì, perché è nero, ormai come chi ci segue ha imparato a conoscere anche i tuoi gusti. I miei gusti, sì. E poi questo contrasto con il blu è bellissimo. Un blu che hai notato correttamente, un blu pastello. Un molto, blu pastello. Molto intrigante. Molto profondo. 300 metri per questo Carbotec. La qualità principale di questo orologio, oltre è la bellezza, Nikon, non solo quella, chiaramente una bellezza che ti colpisce in ma pieno. Ma anche l'esclusività. Sì. Comunque dicevi, scusami. No, l'esclusività senz'altro, perché comunque di questi prodotti che sono novità dell'anno scorso ne hanno consegnati davvero pochi, nei già pochi concessionari esistenti in Italia. Ma la qualità tecnica principale di questo orologio è che il materiale Carbotec, che ricordiamo una ricetta Panerai, super resistente, super leggero e... È una lega di... una miscela di carbonio, bravo, più è un materiale altro. Composito, sì. Mm. Il fondello no. Siamo. Fondello in titanio, quindi contribuisce alla riduzione del peso generale della cassa. Senti, e poi vedo una numerazione. Questa è un'edizione limitata? No, quella è la numerazione che Panerai mette sempre sui fondelli dei suoi orologi e che riporta una lettera iniziale che corrisponde all'anno in corso. Ah, ok. Year. In questo caso Y è il 2023. Ok. E poi una numerazione progressiva che sta a indicare il numero di pezzi prodotti per questa referenza nell'anno. Ah, benissimo. Quindi 2000 pezzi all'anno praticamente. Non sempre ce la fanno, quindi poi passano all'anno questo successivo. Questo è il 1544. Sì. Bello, Nico, è superbo. Sì, è incredibile. A me piace davvero tantissimo. Poi i Panerai vanno visti soprattutto con la lucetta UV, perché ha una super luminova eccezionale Panerai. Sì. Che anche con le luci di ambiente comunque si vede. Sì, infatti, è carica tantissimo. Sì. E poi il nostro... E poi abbiamo una chicca che è questo Submersible in cassa Goldtec. Anche qui è una ricetta Panerai, perché non è semplice oro rosa. Con lunetta in fibra di carbonio, sempre okay. Carbotec, perdone. Così come il come nostro questa, blu. Sì, sì. Sempre 44 mm. 44 mm, sì. Questo bello. Quadrante nero profondo, troviamo anche la corona e una porzione del ponte copricorona in Carbotec. Ok, non è tutto oro in questo caso, molto bello l'inserto. Bellissimo, in Carbotec. Proprio corona. Un elemento molto stiloso, devo dire. Ok, qui abbiamo la protezione. Però anche lì bellissimo. Il fondello dovrebbe essere lo stesso come in questo caso, in sì, titanio. Sì, in titanio, e in maniera tale insomma da non dar fastidio...
alla pelle, questa lega d'oro, ma si vede il fondello in titanio. Sì, sì, sì. Bellissimo. Senti, dico, siamo su prezzi molto alti in questo caso, no? Ma per entrambi mi sa. Sì, allora, sul Carbotech blu siamo a 18.900 euro, sul Goldtech siamo a 34.000 euro. Io il Goldtech nella prima puntata, come abbiamo già detto, lo avevo scelto, sì. Ma sinceramente lo sceglierei di nuovo, ma questo qui mi piace davvero tanto, quindi non dirò subito, non lo dire. Anche perché io stesso potrei cambiare idea da un momento all'altro, però questo qui veramente mi è piaciuto tantissimo. Sì. Belli, è bellissimo questo. Allora, penultimo... Penultimo? Penultimo. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Okay. Così prepariamo chi ci guarda da casa. Senti, una curiosità al volo. Sì. Gégé Lecoultre? Gégé Vedremo Lecoultre, qualcosa no. O nelle prossime puntate? Se non sbaglio però fa dei begli sportivi ormai, no? Anche sì, loro. I Polaris sono affermatissimi, sono orologi straordinari. E ce n'è uno in particolare che è il cronografo, che è Diver, però non ce l'abbiamo. L'abbiamo okay. Venduto. Vabbè, ma sarà per un'altra puntata. Intanto vedo che maneggi della roba. Preso, arrivo subito ed eccolo qua. Parliamo di Nomos. Ah, ok. Con il Neumatic Sport, quindi in questo caso è un orologio che non nasce con le caratteristiche, cioè non nasce come diver specifico, ma ne ha le caratteristiche. Ne ha le caratteristiche, sì, ne avevo visto la sua presentazione, se ne è parlato diverse volte. Questo infatti è un mille piedi, cioè... 300 metri 304 circa. Qualcosina, quindi sì, un 300 metri, condatario. Bracciale Sport, se non ricordo male, lo chiama Nomos? Sì. Bracciale che poi hanno sostituito, quindi questo è ancora... È una prima edizione? È una prima edizione che a tanti piace più dell'altra perché è molto più originale. Guarda, una chicca per chi ci ascolta, lo sto notando ora perché è una referenza che non avevo mai visto dal vivo, il datario è così all'estremità di questo orologio, a differenza invece di molti altri orologi che hanno questi datari sempre molto accentrati, perché all'interno montano dei calibri piccoli. Sì. Perché? Perché sono orologi economici. Nel caso di Nomos invece il movimento se lo fanno loro, immagino che dietro ecco si veda il bellissimo movimento. Questo di tra manifattura. È il calibro di cui vanno più fieri, il calibro automatico di cui vanno più fieri. Questo è il 3100 forse? No, è il 6101, che non conoscevo. 6101. Sì, DV6101. Bellissimo, tra l'altro. Bracciale fondello sottilissimo. Chiuso con viti. Ma lo sai che mi piace tanto questo orologio? È bellissimo. Ma mi piace veramente tanto. Corona chiaramente a vite. Fondello chiuso, sì, lo hai già fatto notare. Il Tangente Sport. Sì. 2628, 300 metri. Questo è il Tangente Sport. Bello. Davvero bello, mi piace tantissimo questo contrasto di colori così particolare, questo gioco di colori tra quadrante, numeri, lancette, sfere, bellissimo. Sì, un bel mix cromatico sul quadrante. Tangente Sport Pneumatic che si affianca a invece questo Club Sport Pneumatic, sì. Sempre mille piedi, quindi 300 metri, con il calibro che a te piace moltissimo. Ok. Sempre automatico. Sì, sì, assolutamente. E questo in particolare è il 42 mm? 42 mm, sì, infatti si vede com'è abbondante la cassa. Col datario. E ha questa chicca che hanno introdotto infatti con questi modelli, che qui non c'era, che serve proprio per far vedere, farti accorgere se la corona è aperta, perché questo dischetto rosso. Questo... Sì, come avviene spesso su alcuni diver professionali, no? Esatto. Ok, quindi l'abbiamo visto anche su altri orologi. Su una referenza, sì. Sì, 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 capita spesso. Cioè, spesso. Se non ricordo male, sul Breitling. No, forse sul Tag c'era, sul millimetri. Sul Tag? L'arancione. Ah, sì, sì, probabile. Sì. Comunque sì, è un orologio veramente completo che può essere utilizzato serenamente come diver. Io del pneumatico ho provato il 39, l'ho provato il quadrante tabacco. Sì, il tabacco. Conosco anche il verde da 37 mm che mi piace tanto. È molto sportivo anche lui, tra l'altro questo bracciale di Nomos a me piace tanto. Però posso esserti onesto, questo qui, questo tangente mi piace tanto. Mi è piace, molto, molto particolare. Mi piace proprio la firma, il carattere, l'identità di Nomos che esce da qualsiasi...
angolo dell'orologio. Sì, guarda le anse. Le anse, la forma della cassa così precisa, il quadrante naturalmente, che è un quadrante tipicamente, no? Anche perché poi il tangente di Nomos è quello che è un po' li caratterizza, no? Sì, da sempre. Uno, praticamente il più iconico. Il più iconico. E questo qui mi piace tantissimo, il fatto che sia così sportivo e che giochi così tanto con i colori. Sì. Bello, bellissimo. I prezzi di questi due orologi? Allora, per il Club Sport siamo a 3.320, mentre okay. Per il Tangente Sport 4.180. Ok, poco di più. Sì. Per un orologio, secondo me, più caratteristico, forse. Sì, è veramente molto molto particolare. Mm. Questo è davvero da collezionisti, Sì. Bello, veramente molto particolare, mi è piaciuto tanto. Il Neumatic è il classico Nomos su cui si può andare sempre sicuri, insomma. Sì, che stanno rifacendo in tante, che stanno creando appunto in tante varianti. Mm. Ma questo è figo, sembra quasi un Alan Silverstein. Sì, è vero. Così come... Sì, sotto un profilo professionale, un diver a cosa aspira? Ad andare sempre più giù. Ok, sono arrivati, mi dicevi, direttamente da Lecce. Sì, abbiamo fatto spostare con una spedizione espressa da Lecce, perché non c'è nessuno di noi che si poteva muovere, questo Ultra Deep di Omega. Ah, eccolo qui, l'Ultra Deep. 6.000 metri. Sì, l'ultima presentazione, da subito amatissima, bello, si vede che è un Omega questa. Sì, questo è un orologio stratosferico. Veramente incredibile. Ne avevi già parlato in maniera entusiasta nell'ultimo Talk Café. Di Omega? Se non ricordo male. Senz'altro, non so se... No, dell'Ultra Deep. L'hai nominato più volte questo Ultra Deep. E forse perché avevo già in mente di mostrartelo prima o poi, a prescindere dai nostri talk. È un orologio che ci tenevo a farti vedere, perché è davvero superiore. Bello. Lunetta in ceramica... Ne sono stati fatti vari colori, no, di questo orologio. Sì, hanno fatto questo, il bianco con blu. Sì, bianco, sì. Bianco con arancio, arancio con grigio. E poi hanno fatto una versione in titanio che si chiama Manta, spettacolare, che costa un po' di più. Molto, molto, molto diverso da questi, diciamo, Perché ha anche un cinturino nato, quindi la cassa è realizzata con delle anse sì. Che ricordano proprio una manta. Orologio super tecnico, diciamo un po' la risposta ai diver più tecnici di altre maison, tra cui anche il DPC di Rolex. Questo qui però è un 6.000 metri e non vedo la valvola per l'espulsione dell'elio, perché se non ricordo male hanno parlato loro stessi di una tecnologia che consente all'orologio di espellere l'elio nonostante non ci sia alcuna valvola. Non si crea. Ah, non si crea direttamente, non passa? Allora, devo... andarti a rivedere un articolo che è uscito su Revolution in cui raccontano tutte le caratteristiche di questa cassa, che intanto è fatta con un nuovo tipo di acciaio e la struttura interna della cassa non permette l'implosione. Sì, non ha bisogno insomma di nessun tipo di valvola. Di scarico di dell'elio, insomma. E se non ricordo male... Qui non si tratta di ceramica. No, allora sì, questa è una lunetta in ceramica con inserti in liquid metal. Ah, ok. Cioè viene creata, il liquid metal viene fuso all'interno della ceramica. Ah, ok. Infatti è anche impercettibile, puoi toccare col dito su, non senti nulla tu, sembra quasi come se fosse stata dipinta la ceramica. Sì, è quasi come se fosse stampata. Omega riesce a fare questo effetto anche con l'oro nel caucciù. Ah. E tu non senti nessun tipo di differenza. Mm. È incredibile. Sì, è come se fosse stampata, invece praticamente il liquid metal all'interno dell'inserto in ceramica. Sì. Fenomenale. Le lancette e gli indici sono in oro bianco. In oro bianco, sì. Che hanno il pregio di non ossidarsi, di essere sempre perfette, sempre visibili. Bello. Questo quadrante blu che degrada un po' così verso l'oscuro delle profondità sul nero, che ricorda un po' appunto l'oceano. La cassa invece è realizzata in Omega Steel. Sì. Che anche nella parola che è un acciaio Omega, proprietario Omega. Sì. Realizzato da Omega, che ha un altissimo indice di resistenza alla pressione, e poi sul fondello svetta il famosissimo ippocampo di Omega, iconico, sì bellissimo. All'interno c'è il calibro di chiaramente manifattura coassiale, l'8912. Vabbè, abbiamo un vincitore, insomma. Questo bello, super
professionale, un diver eccezionale. Credo proprio che uscirà una bellissima collezione oggi. Un'altra chicchetta di Omega che va raccontata, perché io la prima volta che l'ho scoperta, in realtà non l'ho scoperta toccando gli orologi in stock o andando a una presentazione di novità, ma facendo poi il corso di Grand Ambassador. Mm-hmm. E quindi ce l'hanno spiegata gli insegnanti. Questa fibbia, sì, l'ultima, toccala. Questa? Sì. È rigida. Sì. Tocca l'altra. Sì, l'altra è gomma, questa qui è... Generalmente sono tutte in gomma. Sono tutte e due gomma, sì. Però questa è la più importante, perché se questa si strappa, questa, e si strappa qua... questa, è l'ultima protezione che hai prima che ti caschi l'orologio. Questa è rivestita, è acciaio rivestito in gomma. Ah, ecco. Ma è una novità dell'Ultra Deep? È una novità che hanno inserito sul Diver 300 e che ovviamente hanno riportato anche sull'Ultra Deep. Ok, no, non me ne ero accorto. Vedi quando loro... quando si dice che loro sono veramente attenti a tutto, sì, a tutti è quello che fa la differenza, sì, no? Il dettaglio, sì. C'è poco da fare. Prezzo dell'Ultra Deep? Dell'Ultra Deep di Omega, 13.800 euro. Ah, ok. Non sono pochissimi, ma potevo aspettarmi tranquillamente anche peggio. Visti i contenuti tecnici e qualitativi e professionali, è... sì, è, insomma, è un prezzo giusto. Una fascia di prezzo, sì, corretta. Sì, sì. Allora Ale, siamo arrivati... alla scelta finale, potremmo farci un nuovo format sulla scelta finale. La scelta finale. Un po' alla uomini e donne. Dobbiamo tirare le somme. Dobbiamo tirare le somme, puntata ricchissima, questa volta credo sia la prima volta che tiriamo fuori così tanti orologi. Così tanti pezzi, sì, è vero. E sono tutti, cioè hanno tutti qualcosa di speciale onestamente. E li stavamo provando al polso, abbiamo fatto delle riprese. L'Ultra Deep, nonostante il suo diametro 44 e mezzo, veste, sì, come un 40 mm, è bellissimo. Carbotech oro rosa super esclusivo, il Carbotech blu me ne sono innamorato, belle rose particolari, ma al polso sempre perfetti, secondo, sì, me, sì, nonostante questa forma, nonostante le loro dimensioni. Questo Nomos Pneumatic, troppo carino, troppo divertente. Anche il bracciale, un po' questo stile anni 70, sì, è vero, un po' particolare. Tangente Sport Pneumatic. Pneumatic è una sicurezza, il Club Sport. Questo qui, Breitling, al polso è stupendo. Stilosissimo. È veramente bello questo, sì, qui. Sì. Al polso, ma anche l'altra volta, i Breitling al polso hanno sempre qualcosa in più. Sì. Veramente belli. Stanno piacendo tantissimo, sì, tutte le nuove versioni. Lo Jean Legend Diver, veramente un bel lavoro. Bello. Sì. Assolutamente. Questo 1000 metri... molto particolare, quanto forse un po' troppo grande, ma è un 1000 metri e deve essere così. Cioè, sì, siamo qui per scegliere dei diver, quindi... sì, no, non poteva non esserci, esatto, un 1000 metri di questo tipo. Poi accostamento di colori che mi è piaciuto tanto. E questo qui, verde, con bellissimo. Titanio sabbiato, stupendo. Molto particolare, lo si vede raramente. E poi... la rivelazione Longines, secondo me, di cui si è parlato poco, sì, almeno tra gli appassionati. Questo Diver GMT è proprio carino, proprio di sostanza. Ora, è inutile dire che li sceglierei tutti, non credo però di rientrare nel nostro budget da 80.000 euro, mm-hmm, però credo di poterne scegliere tanti, onestamente. Allora, vediamo. Iniziamo a sommare. Io inizio a sommare con il nostro Diver GMT, uh-huh, listino 3.350 euro. Ok. Questo non può non essere in collezione, così come anche questo Aquaracer in titanio. Troppo carino, troppo esclusivo. E qui siamo a 4.250. 4.250, il 1000 metri per ora lo salto, se non altro perché ho già scelto un Tag Heuer. Longines Legend Diver da 39, scelta obbligata, bellissimo, perfetto, sì, assolutamente sì, anche perché ripeto,
credo proprio di potermi sbizzarrire. Sì, sì, per ora sei a 11.3 Ale, quindi allora, ancora tanta strada allora, da fare. Sì, allora mi sa che dovrò aggiungere anche altra roba proprio per pur di spendere. Sarebbe bello se per una volta col budget che hai non raggiungi il budget. Cioè, sarebbe una cosa diversa. Vediamo, vediamo. E, Brightling Super Ocean 6.450 euro, lo scelgo assolutamente. Ok. Dynomos. E mi piacciono entrambi, ma questo qui mi ha incuriosito davvero tanto, quindi scelgo lui. E poi mi piace il fatto che Nomos, nonostante sia così austera, giochi molto con i colori, con i quadranti, quindi questo qui è assolutamente perfetto. E come ti dicevo prima, anche un po' un po' di design 70. Un po' anni 70, sì. 4.180. Ok. A quanto siamo? Sei a 21.930. Credo di potercela fare proprio abbondantemente. Sì. Belleross. Bronzo. Il dive. Questo qui bianco mi piace molto, però ho già il quadrante nero. Sì. E allora il mio primo bronzo potrebbe essere questo Belleross quadrante bianco. Perché no? 4.800 euro. Panerai. Sì. Siamo a? 26.730. Ce la faccio proprio. Panerai puoi metterli tutti e due se vuoi. Panerai possiamo mettere tre. No, allora, io sto scegliendo quello che davvero prenderei subito, sì, se potessi. Quindi, diciamo, tra tutti questi, queste sono le scelte che porterei immediatamente a casa, al di là del budget, al di là della puntata. Questo Carbotech in versione blu è fenomenale. Se dovessi scegliere tra tutti, probabilmente sceglierei lui oggi, se ne dovessi scegliere uno, ma posso sbizzarrirmi. Quindi 18.900. Sei a 45.630. Ce la faccio tranquillamente. Dovrei metterci il carbo del coro rosa per sforare. Io lo metterei. Allora, prima di mettere il carbo del coro rosa, ci mettiamo l'Ultra Deep, che senza non può altro mancare. Assolutamente, per quelle domeniche in cui devi arrivare a 6.000 metri ti serve. Veramente eccezionale l'elaborazione di questo orologio. Che era un pezzo straordinario. Sì. E sei a 59.430. 59.430. Quindi, volendo, potrei aggiungere... no, e l'oro rosa sforiamo. Perché? Con l'oro rosa, perché siamo a 80, l'oro rosa viene 34.000, quindi dovrei togliere qualcosa. Ma io in realtà mi fermerei a 53. Sì? 53, 54? 59, 400. Ah no, beh, sono 60.000 quasi. Sì. Sono 60.000. Sì, io mi fermo qua. Ok. Mi dispiace per te. No, vabbè, non fa niente. Tutti gli 80.000. Poi tra le altre cose, di questi 80.000 fumo negli occhi, Ale, miei. di questa selezione che hai fatto, di questa cifra che comunque è dignitosissima che hai raggiunto, ti farò chiaramente un prezzo di riguardo. Non ho nessun dubbio. Come sempre. Come Senti, sempre. Ma una cosa che invece normalmente non ti chiedo, la tua scelta quale sarebbe? Però aspetta, non parliamo di selezione. Se ne dovessi scegliere soltanto uno tra tutti. L'orologio che sceglierei? Sì, sì. Da ora, da prendere e da mettere in collezione. Non è semplice, eh? No. No, anche perché col tempo, diciamo, sono andato affinando pure un po'. Sì, immagino. Le esigenze, no? Certo. Per quello è interessante la tua scelta. Io sarei nell'ultimo trittico. Vabbè, immagino. Ma tra questi tre? Dai, lo sapevo. Sì. Carbotech. Ce lo dobbiamo contendere allora. Nico, grazie mille come sempre per questa bellissima puntata. È sempre un piacerone. Grazie a te per questi soldi che ci porti ogni volta. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.